Armatrolli, il pezzo era Free dalla 33 giri House on Flower, Cuori e Fiori, 13 minuti dopo le 17 su RN Stereo. Ben ritrovati amici, dopo Silvana Cortignani, come ogni giorno alle 17 qualche minuto c'è Massimo Giorni con voi. Abbiamo tanta musica da ascoltare. Gino Vannelli, Sunset on LA. Crazy if I stay, if I see you.
Questo uomo inconsolabile decisamente non è stato un 33 giri fortunato per Gino Vannelli, ma ritrovare questo Sunset on LA è veramente un piacere in questa splendida giornata di fine maggio, 31 maggio, domani inizia praticamente l'estate, almeno vacanziera, perché da domani, e diciamo non decine di migliaia di persone, ma migliaia di persone iniziano le proprie vacanze nel mese di giugno, e naturalmente saranno accompagnate anche loro da RM Stereo, che da domani partirà con una veste più estiva a partire dalla chart ufficiale. My soul is only so my in compagnia del tuo silenzio, siamo in tre con la faccia che fai, perché c'è un tumulto in te, con il po' di allergia per la scia di una viola mia. Solo in un mai, soli, soli mai, da soli mai, con il tuo cruccio siamo in tre, con la testa che hai, perché c'è la tempesta in te, colpa di cefalea, colpa di una mia talea. Resta così, così, il cuore così, così, no, no, no. E allora il bello dov'è? Se tutto il ricordo è qui, che il cuore quell'anno lì si gelò, si gelò. Perché
your life, questa è la tua vita per le Banderas su RM Stereo. Siamo giunti all'appuntamento con la proposta Charleston della settimana, ma come sempre prima devo ricordarvi una cosa, che c'è un nuovo punto vendita per mamma e bambino, la Coccinella in via del Castagno, piazza del Mercato a Montefiascone, con telefono 820817. Alla Coccinella trovate la linea Proteggi Bimbo della Chicco per prevenire qualsiasi pericolo in casa, la linea Mamma Donna, tutto per il prima e dopo parto, la linea Infinite Dolcezze, prodotti per l'igiene del bimbo anche in confezione regalo. Alla Coccinella per i piccolissimi ci sono vestitini, pagliaccetti, golfini di cotone, completini alla marinara. Tenete d'occhio la Coccinella in via del Castagno a Montefiascone. Disco Charleston ad RM Stereo. Ed eccola qua la proposta Charleston della settimana, il nuovo 33 giri per Fiordaliso, finalmente un 33 alla grande come quelli che attendevamo ormai da qualche tempo, la dimensione musicale cucita addosso a Fiordaliso da Fio Zanotti e Franco Ciani. Il pezzo si intitola La sposa di rosa, sicuramente uno dei pezzi più estivi, più solari, più calorosi per l'estate 91.
La sposa di Rosa per Fiordaliso dal 33 giri, il portico di Dio, proposta Charleston su RM Stereo per questa settimana. Un grande 33 questo di Fiordaliso, una grande prova, le 17.34, questo ve lo ricordo era l'ultimo appuntamento per oggi con Fiordaliso, il prossimo è rimandato a domani mattina alle 8.30. Ah, come sei antico! Con uno stereo come il mio vorrai scherzare. Ma ti sembra una discoteca aggiornata questa? Beh, faccio del mio meglio. Il tuo meglio si chiama Charleston, in anteprima tutta la musica d'importazione, dischi, nastri, video e compact disc. Ora so come essere up to date. Certo, un orecchio alla radio e un'occhiata a Charleston per avere il must del momento. Charleston, in via Dante Alighieri 84 a Montefiascone. I dischi che preferisci nel tuo negozio preferito.
everything I'm in the grill. Not 1 year later, it's in the script. You're so goddamn smart, you couldn't raise a fist. Just the other night while I was sipping on Bacardi, had to stop and go up, cause I was thinking about your body. You could be my homeboy, used to be a lot of things. Now you're a slave to your grave and crack your case. Cause think it all happened in just one hit. Trying to cop the buzz from the crazy shit. You can't cope without the joke now, that's all that it is. But to the pusher, it's your soul, cause your soul is his. Walking like a zombie, don't even know your mommy. Best friend is a rock, but then the rock is a bitch. Think about it. Per i Milli Vanilli, The Real Milli Vanilli, dal 33 The Moment of Truth, il momento della verità. 2 giugno 1991, 2 giugno come, no, stavo dicendo come tutti gli anni, no, non è affatto vero che cade sempre il 2 giugno. Quest'anno praticamente viene festeggiato il 2 giugno il Corpus Domini. Ebbene, è una tradizione soprattutto del Lazio fare la splendida infiorata, cioè praticamente sul percorso della processione del Corpus Domini vengono riprodotti con petali di fiori soggetti religiosi. Il più famoso del Lazio è sicuramente quello di Genzano, ma dobbiamo ricordarci la splendida infiorata invece che viene fatta a Bolsena, e dobbiamo dire da un po' di anni anche soprattutto a Montefiascone. Poi naturalmente le splendide infiorate vengono fatte in tutti i paesi, per cui siccome già siete al lavoro, lo so, perché praticamente vi dovete preparare con tutti i petali, tutte le segature e i trugioli di legno praticamente colorati, voi già state lavorando, allora vi auguro buon lavoro, ma soprattutto buon ascolto con RM Stereo. Basta. La pizza mi sta guardando con espressione torva. La birra. Sopra un foglio di carta vetrata, lui e tu sdraiatati. Manca di bacio, sbagliato, camera. Misurati nell'estate sulle mie. In questa altra schiava senza guarire, fino a troppo carti io sono, vedendo dico gli occhi miei, non scordarti. E ancora tu tra file di alberi, che cuciono con le uva bianche, se mi interrompe l'incontro di noi, col bicchiere in mano lì. Voglia arrugginita in fondo al galè, e non ne voglia più, sei venuta a marea, ti faccio un po' da giornata, questa piaggeria incoscienza, l'aria accesa della domenica mattina, sopra l'erba tu, lacrime di prima, guance colorate, mentre brucia arance stupide bugie. Guardi mai, non vedi che è sempre tra di noi.
sono più fotografie. Mancano 11 minuti alle ore 18 su RM Stereo, ben ritrovati. Queste erano le atmosfere create da Claudio Baglioni dalla 33 giri a solo, con il rifacimento su tastiere, praticamente quelle elettroniche di quel famoso concerto, appunto, che si intitolava A Solo, di quella tournée nel quale c'era Claudio Baglioni sul palcoscenico con alcuni accorgimenti tecnici. Praticamente riusciva a fare anche la musica completamente da solo e a cantare. Il pezzo era Fotografia, uno dei più belli della sua completa discografia. Senti chi parla, numero 2, c'è il ritornato John Travolta insieme alla splendida Christy Halley, anche la madre. Si sono sposati dopo che era nato Mickey, con la voce di Paolo Villaggio. Ora c'è anche Julie, se non sbaglio, si chiama così la sorellina. Julie, con la voce di Anna Mazzamauro. Mountain Bike di Montefiascone organizza per domenica 2 giugno, dopodomani, un gran matinee in mountain bike. Questo è il programma. Alle 8 inizio dell'iscrizione in via Oreste Borghesi presso Antelio Jacoponi, alle 9 caffè o cappuccino con brioche, alle 9.30 partenza per una passeggiata ecologica lungo la Valle del Lago, alle 10.30 colazione presso il maneggio della valle, alle 11 il ritorno a Montefiascone, alle 11.30 la premiazione per tutti quanti. Praticamente il comune di Montefiascone premia il club mountain bike più numeroso fuori provincia e il club mountain bike proveniente da più lontano, mentre il Jacoponi Cycles premia il club mountain bike più numeroso della provincia di Viterbo. E poi c'è un premio per il più anziano del partecipante, per il più piccolo e per la più piccola partecipante. Inoltre ci saranno premi in natura e confezione di vino est praticamente per tutti quanti. Il raduno è assicurato con l'assicurazione card. Inoltre si fa presente ai club mountain bike e ai privati che vorranno partecipare, per riuscire a organizzare bene tutto quanto sarebbe bene dare un cenno di adesione rivolgendosi ai seguenti numeri: Jacoponi Cycles 82 61 67, ufficio Udace 34 50 88, il presso il signor Pascucci al 220802, prefissato naturalmente tutti quanti dallo 0761. Il tutto è sponsorizzato da Jacoponi Antelio, via Oreste Borghesi e 23 30 99, con telefono 82 61 67, Montefiascone, centro specializzato mountain bike, disponibilità di modelli e misure
delle migliori marche italiane e americane. L'appuntamento a loro, ve lo ricordo, è rimandato a domenica mattina, 2 giugno, a Montefiascone, con l'inizio dell'iscrizione alle 8 presso Antonio Jacopone, via Oreste Borghesi. Il nuovo singolo per i Simple Minds, ancora dalla 33 giri, dal titolo Real Life, questo è See the Lights. Simple Minds con il 33 G di Real Life, il nuovo singolo dal titolo See the Lights. Fra poco l'appuntamento con le informazioni su RM Stereo, non ci lasciate. Ancora un appuntamento con la nostra redazione giornalistica per l'informazione. Un originale sfida di Romeo Gigli per le vie di Firenze, un'asta di disegni, libri e tessuti di moda, una mostra antologica di The Manipulator, prestigiosa rivista d'immagine, una cena sul Ponte Vecchio per i viewers americani. Questi ed altri avvenimenti faranno da corona alla 40esima edizione di Fitti Immagini Uomo, la più importante rassegna mondiale di abbigliamento e accessori per l'uomo, che si svolgerà alla Fortezza d'Abbasso dal 27 al 30 giugno a Firenze. Sempre più grave la situazione dei profughi albanesi. Il ministro dell'immigrazione Margherita Boniver ha detto che solo 200 dei 28.000 rifugiati nel nostro paese hanno trovato lavoro. Intanto nelle tendopoli si registrano nuovi episodi di brutalità. 11 profughi albanesi hanno violentato per 6 ore una loro connazionale di 17 anni. Il fatto è avvenuto 10 giorni fa in un camping di Agromanduria, in provincia di Taranto. La ragazza è stata aggredita nel bagno del camping e una volta tornata nella sua tenda ha dovuto ancora subire violenza. La polizia ha identificato 10 degli stupratori. 9 sono stati arrestati e un altro se l'è cavata con una denuncia perché è ancora minorenne.
un traffico di schiavi tra la Jugoslavia e Firenze. La polizia del capoluogo toscano ha arrestato due nomadi, fratelli Geladin e Amdi Beraji. I due, con un terzo complice non ancora identificato, contattavano in Slovenia giovani che volevano trovare lavoro in Italia. Le vittime venivano trasportate direttamente in un campo nomadi di Firenze e costrette a rubare o mendicare per pagare un tributo di 100.000 lire giornaliere. Un allieva della seconda media della scuola Umberto Floriani di Recoaro Terme, Elisabetta Cornale, è morta durante una lezione di educazione fisica a causa di un arresto cardiaco. Ieri era proprio il giorno del suo compleanno. Elisabetta compiva 13 anni. La pubblicità alla conquista dello spazio. L'ente spaziale dell'Unione Sovietica è in cerca di sponsorizzazioni per le prossime missioni e proprio per questo fine il generale Shatalov, direttore del centro d'addestramento della Città delle Stelle, e Vladimir Zhabiekov, il più famoso astronauta russo, cominceranno un tour di 2 settimane in Italia. La prima iniziativa della NASA sovietica aperta alla pubblicità sarà uno stage di sopravvivenza che si terrà in agosto in un deserto dell'Asia centrale. Pomeriggio di terrore nel centro della città Napoli. Ieri verso le 16.30 due killer a bordo di una Vespa hanno aperto il fuoco su 3 persone. I proiettili hanno ferito gravemente Gaetano Fest e Salvatore Febbraio, legati alla fazione che cerca di spodestare il clan Mariano dal controllo dei quartieri spagnoli. Ma un motociclista della polizia è intervenuto e si è gettato all'inseguimento della Vespa. Uno dei sicari, Davide Mastronardo, 24 anni, ha iniziato a sparare e ha ferito in modo lieve 3 passanti. L'agente ha risposto al fuoco e ha colpito Mastronardo, catturato poco dopo. Nella fuga i due hanno anche investito un passante e 4 persone sono rimaste contuse nella calca. Polemiche per l'avvertenza sul rinnovo contratto di lavoro dei giornalisti, si registrano 2 prese di posizioni. Giorgio Santerini, segretario nazionale della FNSI, il sindacato dei giornalisti, è da sempre convinto che la necessità di garantire l'informazione, soprattutto in momenti così delicati per la vita del paese, ma non possiamo consentire che si minacci tanto pesantemente il diritto alla contrattazione. La FIEG invece dice: la FNSI rifiuta di stendere un verbale che faccia il punto della trattativa. Siamo costretti a esprimere la più viva protesta per le distorte e faziose informazioni sulla trattativa fornite in apertura dei notiziari trasmessi dalla RAI durante le scorse giornate di sciopero. Con le informazioni anche per questo appuntamento è tutto. Il prossimo appuntamento, ve lo ricordo, è rimandato a più tardi alle 20.